Buonasera a tutti. Oggi ci doveva accogliere il professor Massimo Osanna, direttore generale dei musei, e mi ha pregato di scusarlo con voi e di porgervi i suoi saluti. Ha avuto un imprevisto, insomma, di ultimo minuto, e quindi farò io, insomma, cioè da coordinatore, insomma, di questa serata. Come lo sapete, la tradizione degli incontri dei musei italiani, sistema nazionale, è una tradizione lunga che fino adesso si faceva al Planetario delle Terme di Diocleziano, nella sede del Museo Nazionale Romano, e ovviamente oggi, per ovvie ragioni sanitarie, non era assolutamente possibile organizzarlo là nella sede tradizionale del planetario, e quindi si è pensato di fare comunque di conservare questo incontro e questo appuntamento, ma di farlo online, come vedete adesso, con i colleghi che siamo tutti, insomma, chi in ufficio, chi a casa, e quindi spero che per la tecnica seguirà, insomma, e funzionerà. Prima di tutto voglio ringraziare a nome anche del professor Osanna le due squadre che hanno lavorato per organizzare in modo un po' complicato, appunto, con questo periodo di chiusura in cui siamo. Quindi la squadra della Direzione Generale dei Musei, e in primis la dottoressa Vassalli, e in collaborazione quindi con la squadra del Museo Nazionale Romano, tra le altre, la dottoressa Sara Colantonio. E comunque una opportunità per noi avere questo appuntamento online, perché negli ultimi tempi, dal primo lockdown in poi, ci sono state tante iniziative online. I nostri musei hanno provato di intervenire, continuare ad essere attivi e presenti per il pubblico, non solo nelle varie sedi dei musei, ma anche sui siti web, sui social, eccetera. E tutte queste iniziative sono state molto interessanti, molto importanti, lo posso dire, perché io non c'ero ovviamente in questo momento. Sono arrivato alla direzione del Museo Nazionale Romano meno di 2 settimane, e quindi all'epoca del primo lockdown ero professore universitario, e ovviamente, cioè, tutto quello che avete fatto sul web per presentare le collezioni, per presentare le attività dei vostri musei, dei nostri musei, tutto è stato veramente di grande aiuto per questa continuità, anche per gli studenti universitari e per gli studiosi, una continuità di presenza nei musei e di dialogo tra musei e altre realtà dei diversi tipi di pubblico dei musei. E quindi adesso ci dobbiamo, credo, interrogare su come continuare su questa via, e come una rete dei musei italiani può essere utile per avere una politica generale, diciamo, per queste diverse iniziative, e che tutte queste iniziative confluiscano in un progetto generale che possa essere quello della rete, del Sistema Nazionale dei Musei Italiani. L'intento di questi incontri, di nuovi incontri, insomma, del planetario online, è quello, in effetti, mi sembra di aver capito anche da quello che mi ha detto il direttore generale musei, di favorire queste reti di musei a diversi livelli. Io vedrei dei livelli che sono quelli dei nostri musei: un livello locale regionale, che permette, per esempio, con
con la collega delle Gallerie Nazionali d'Arte Antiche, per esempio a Roma, di avere una politica comune di questi eventi online che potremmo fare. Poi c'è ovviamente la rete nazionale che ci riguarda più particolarmente oggi, ma con il direttore generale museo abbiamo parlato anche della possibilità di aprire questa rete, questi incontri del planetario a delle realtà internazionali, ovviamente, che sono di diversi tipi. Ovviamente possiamo pensare ai grandi musei europei, americani, asiatici, anche cinesi, per esempio, e quindi fare dei confronti tra le realtà dei musei italiani e questi grandi musei internazionali. Ma ci sono altre reti che si possono fare, per esempio, per quanto riguarda il Museo Nazionale Romano, c'è quella che si può fare con i musei che intorno al Mediterraneo si occupano della romanità, in Africa del Nord, nei Balcani, nel vicino e Medio Oriente in particolare. Quindi questa è un'altra possibilità. E poi ci sono dei musei, anche dei musei modesti, di tutto il mondo, che sicuramente potrebbero essere interessati a far parte di questa rete suscitata dalla rete nazionale dei musei italiani. Quindi io direi che questo primo incontro online può essere una prima esperienza, insomma, di qualcosa che potrebbe diventare una prassi abituale per noi, di incontrarci a diversi livelli, dal livello locale al livello internazionale, e di riflettere alla presenza dei nostri musei sulla rete. E con questo mi fermo e do la parola alla prima delle colleghe che interverranno stasera, e quindi sono in tre, come avete visto sul programma. Quindi do prima la parola alla direttrice delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica, Barberini Corsini, la direttrice Flaminia Gennari Santori, che quindi parlerà dopo un piccolo video che presenterà le gallerie. Le Gallerie Nazionali Barberini Corsini raccolgono e uniscono Palazzo Barberini e la Galleria Corsini. È il palazzo dove hanno lavorato Maderno, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, il manifesto del barocco. La Galleria Corsini si trova in Palazzo Corsini, era anche quello il Palazzo della Famiglia, costruito circa un secolo dopo, quando era Papa Clemente XII Corsini. Noi abbiamo alla Galleria Corsini una cosa unica, una quaderia allestita come era allestita nel Settecento. Però adesso i visitatori possono comprendere meglio grazie a un sistema di interfaccia digitale, ovvero ogni visitatore può avere un tablet che punta sulla parete e sapere che cosa sta guardando. E poi invece a Palazzo Barberini abbiamo completamente ridisegnato l'allestimento del museo e anche la storia delle nostre collezioni. In alcune sale ogni 6 mesi cambiamo l'allestimento delle opere. Un allestimento non affollato ma mobile, in modo tale che il pubblico non abbia lo stesso ritmo di visita, ma che comunque il ritmo di visita sia un ritmo che poi ha degli affondi. Ha portato a una grande risposta da parte del pubblico, un pubblico che si riesce a fidelizzare anche in un progetto un po' più a lungo termine. Io sono Flaminia Gennari Santori e dirigo le Gallerie Nazionali Barberini Corsini. Veniteci a trovare per scoprire una meraviglia barocca in un museo del XXI secolo.
Microfono. Eccomi. Eccomi qua. Buongiorno, mi vedete? Vedete il PowerPoint? Sì. Benissimo. Allora, è un piacere essere qui, anche perché questo incontro è stato rimandato per circa 9 mesi, un anno, e dunque è un piacere finalmente riuscire a farlo, e sono anche molto curiosa di vedere come andrà questo esperimento, anche perché anche noi stiamo lavorando moltissimo su dirette Facebook, stiamo anche aumentando il modo di far vedere le nostre mostre online, modulandoci appunto su quello che pensiamo saranno i prossimi mesi, cioè delle aperture, chiusure, però cercando di comunque mantenere il filo diretto con i nostri visitatori e che più che con i vostri visitatori, con la nostra comunità di riferimento che è molto ampia e che è stata molto, molto presente nei mesi del lockdown. Comunque, appunto, aspetta un secondo, ecco. Gallerie Nazionali Barberini Corsini, questo è il nome che ci diamo, è appunto un museo e due gallerie. Palazzo Barberini, che come abbiamo visto tra il 1625 e il 1639, il palazzo di città della famiglia Barberini durante il pontificato di Maffeo di Urbano VIII, il papa che ha trasformato l'aspetto di Roma in una città barocca, palazzo dove hanno lavorato contemporaneamente Maderno, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, che è appunto il manifesto dell'architettura barocca e anche, diciamo, in fondo un palazzo che poi è stato modello anche per i palazzi reali di gran parte d'Europa. La Galleria Corsini, invece, che si trova a Via della Lungara, a Trastevere, il palazzo di famiglia della famiglia Corsini, costruito circa un secolo dopo, e che era la quadreria di Neri Corsini, nipote del Papa Clemente XII, il quale fu anche il Papa che aprì per primo al pubblico sistematicamente i Musei Capitolini. E qui siamo invece in un contesto diverso, in maniera molto interessante, perché siamo in una quadreria già un po' proto-illuminista, in un contesto culturale proto-illuminista. Per cui diciamo che le nostre collezioni e i nostri luoghi, non soltanto le nostre collezioni, offrono una straordinaria prospettiva sulla storia dell'arte e della cultura a Roma, dall'età barocca all'illuminismo, che come sappiamo certo non è una storia, diciamo, locale, ma è una storia assolutamente tutta europea. Il Palazzo Barberini, come dicevo, è il prototipo del Palazzo Barocco, ma allo stesso tempo è un museo del XXI secolo. Laddove invece la Galleria Corsini è un esempio unico di quadreria romana che mantiene l'allestimento originario del Settecento. In questo noi siamo in fondo un caso a Roma abbastanza unico perché, come si sa, la cosa straordinaria di Roma è che le pinacoteche romane, Borghese, Spada, ma appunto anche la Corsini, sono Doria Pamphili, Colonna, sono questi scrigni meravigliosi che hanno degli allestimenti o delle disposizioni delle opere che ritornano e risalgono al 600-700, forse anche 800, ma comunque insomma sono delle quadriglie e sono soprattutto anche delle collezioni molto spesso chiuse o comunque insomma con un'identità molto forte di collezione chiusa. Palazzo Barberini è invece un contenitore, ovvero un museo il cui allestimento può cambiare e cambia ed è cambiato nel corso dei decenni. La nostra collezione, poi mi soffermerò appunto su co cosa stiamo facendo sull'allestimento per l'allestimento più avanti. La nostra collezione è una collezione che spazia appunto da Beato Angelico a Raffaello, a Caravaggio, a diciamo la grande scuola della pittura romana, italiana del Seicento e soprattutto la cosiddetta, diciamo, cultura caravaggesca.
ma anche appunto un aspetto molto interessante è che essendo le Gallerie Nazionali un museo fondato e creato all'inizio, alla fine dell'Ottocento, sulla scia e l'idea di museo della National Gallery di Londra, comunque sono dei musei ottocenteschi, è anche un museo dove molte opere sono arrivate grazie allo studio degli storici dell'arte o dei conoscitori per acquisto, per ricerche. E dunque la nostra collezione in qualche modo racconta anche un po' la storia dell'arte degli ultimi 100-120 anni. E questo è in qualche modo da quello che fece Neri Corsini nel Settecento, arrangiando e allestendo i suoi dipinti per i visitatori di tutta Europa, fino ad oggi c'è un filo molto netto di appunto, musei per il visitatore, ma per chi guarda, ma anche musei di studio e di studio di arte della storia dell'arte e degli artisti. Noi abbiamo iniziato le nostre attività come Gallerie Nazionali Barberini Corsini il 17 gennaio 2017, che sembrano 1.000 anni fa, invece erano appena 4 anni fa. Abbiamo fatto un'inaugurazione con un concerto di Enrico Rava nel Salone di Pietro da Cortona, e ci saranno state 1.500 persone stipate in queste stanze, un'esperienza oggi abbastanza inimmaginabile, però invece è quello che è accaduto poco più, quasi 4 anni fa. Quello che ho cercato di fare, io sono alle gallerie dalla fine del 2015, che mi sembrava la cosa più importante, era dare a questo museo, che appunto in realtà è un museo di nuova istituzione, cioè è uno degli istituti frutto della riforma del 2014, un'identità, e un'identità che fosse. E dunque il lavoro che abbiamo fatto nel corso del 2016, e poi abbiamo presentato all'inizio del 2017, è stato appunto un lavoro sulla nostra identità visiva. E questa abbiamo scelto appunto di chiamarci Gallerie Nazionali Barberini Corsini, proprio per enfatizzare la nostra storia e la natura di queste due collezioni, che sono fondamentali nella storia dell'arte italiana e non solo, per tanti motivi. E come si sono intrecciate, perché poi sono due famiglie che naturalmente si sono imparentate migliaia di volte, per cui ci sono anche un sacco di aspetti, di opere che vanno da una collezione all'altra e da un luogo all'altro. E poiché parliamo, diciamo, per almeno un paio di secoli della committenza e del collezionismo di più alto livello d'Europa, chiaramente sono cose che è interessante anche capirne i vari intrecci così culturali e personali. A Palazzo Barberini ho avuto un'enorme fortuna rispetto ai miei predecessori, che sono il primo direttore ad avere a disposizione tutto il palazzo, perché proprio nel 2017, anzi nel 2016, poco prima che io arrivassi, fu firmato un protocollo tra il Ministero della Difesa e il Ministero dei Beni Culturali, che prevedeva la restituzione di quello che ancora rimaneva, di quel che rimaneva del circolo ufficiali, che era a Palazzo Barberini fin dagli anni 30, anzi dagli anni 40, scusatemi, e perché in modo tale che il palazzo potesse diventare interamente museo. Questa è una storia molto particolare che chi vive a Roma e i romani conoscono molto bene. Il palazzo viene acquistato famiglia Barberini nel 1948 per farne la sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, però era già parte del palazzo, il piano nobile era già stato affittato al circolo ufficiali del Ministero della Difesa, che se n'è andato nel 2017. E dunque, come questa è la Sala del Trono, che è una delle sale che abbiamo acquisito, nel 2018 abbiamo presentato al pubblico appunto l'ala sud del palazzo, circa 700 metri quadri, 750 metri quadri di spazio espositivo con 10 nuove sale, dove abbiamo sistemato la collezione del Settecento. Dunque, il piano nobile del palazzo è ora intero. E questo ci ha permesso di creare un percorso espositivo nel quale si sale da questa scala
quadrata che progettata da Bernini. Si comincia la visita nell'ala nord del palazzo, che è questa, dove viveva il lato secolare della famiglia, il principe Barberini con sua moglie. Si passa nelle sale monumentali, ovvero la sala ovale, il salone di Pietro da Cortona, la sala Marmi, per andare dall'altro lato dove si trova la collezione del Settecento e finire la visita scendendo nella scala di Borromini, attraverso la scala di Borromini, la scala ovale. Nel nostro allestimento abbiamo cercato di mantenere questi due livelli, cioè il luogo, il contenitore e poi le collezioni. Dalle nuove sale inizia il processo di trasformazione del museo, che comincia aprile 2019, quando viene presentato l'allestimento delle collezioni del Settecento, che restituisce nuova luce all'architettura del palazzo, che appunto si può vedere da tutti i suoi lati. Come vedete, l'allestimento, questo abbiamo fatto un affondo sull'allestimento del Settecento, quello che abbiamo scelto è proprio di fare un allestimento che non ha nulla a che fare con l'allestimento delle quadrerie, né è minimamente, non abbiamo nessuna, non abbiamo scelto proprio di non mimetizzare in nessun modo degli allestimenti, diciamo così, storici, anche perché poi abbiamo una quadreria del Settecento alla Galleria Corsini, e dunque la scelta è stata quella di disporre le opere tutte su un unico registro, mettere, esporre in ogni sala un telo di sala che racconta anche la sala nel palazzo e diciamo l'architettura o comunque quello che era la funzione originale di quella sala nel palazzo, dotare ogni opera di una didascalia ragionata, anche piuttosto estesa, fatta con un sistema molto semplice, in modo tale, e abbiamo però lavorato moltissimo e ragionato moltissimo su un allestimento il più mobile possibile. Noi abbiamo alcune sale, tre o quattro sale, per esempio la nostra sala della collezione dei Napoletani o di Mattia Preti, che vengono ogni 6 mesi, cambiamo le opere, perché ci sono delle opere fisse e delle altre la cui allestimento muta. A dicembre scorso, sembra anche quello un secolo fa, invece era meno di un anno fa, abbiamo inaugurato il nostro allestimento delle collezioni del Seicento, 10 sale, e abbiamo appunto cambiato anche in maniera anche abbastanza radicale quello che come volevamo appunto allestire il Seicento. Quando io sono arrivata, le tre opere di Caravaggio, due opere più una un po' controversa di Caravaggio che noi abbiamo, cioè da San Francesco e Narciso, Caravaggio, non Caravaggio, erano tutte e tre in una sala. Noi invece abbiamo deciso di esporle in 3 sale diverse, proprio perché invece noi crediamo nell'essere che la forza della nostra collezione sia quella del contesto e quella di poter raccontare un contesto che è, e dunque uscire un po' da questa così, monumentalizzazione, per carità, assolutamente doverosa, però di Caravaggio, e invece diluirlo in quello che poi i suoi contemporanei hanno preso da lui o in quello che poi era il contesto nel quale lui si muoveva. Appunto, abbiamo, questo è come il nuovo allestimento della Giuditta. Le nostre mostre, noi facciamo molte mostre, abbiamo un programma espositivo molto molto attivo. Questa che vedete è una foto della mostra dedicata che abbiamo dedicato a Filippo Lippi e alla Madonna di Tarquinia. E diciamo che la nostra cifra un po' è organizzare mostre molto piccole, che sono degli affondi che partono dalle opere della nostra collezione e poi diciamo, raccontano o molto specificamente un'opera oppure un piccolo periodo. Dunque, appunto, Filippo Lippi, altro Rinascimento, il giovane Filippo Lippi, la Madonna di Tarquinia, che è uno dei nostri capolavori assoluti, oppure Guido Reni, Barberini e Corsini, che invece è una mostra sulla cultura artistica del Settecento a Roma, che lega un po' le nostre due collezioni. Però abbiamo anche una cosa che facciamo molto e che continuiamo a fare è invece anche con l'arte contemporanea, e cercare dei modi, delle prospettive di incontro tra arte contemporanea e luoghi del passato, che però siano anche in qualche modo funzionali a quello che noi crediamo
che vogliamo fare con le collezioni. Dunque, nel caso abbiamo aperto l'ala sud questa nuova ala dove si trovava il circolo ufficiali nel 2018 con questa mostra Eco e Narciso realizzata in collaborazione con il Maxi, a partire dal nostro Narciso, dove abbiamo fatto appunto ospitato opere sul tema, diciamo così, del ritratto e dell'autoritratto, che è stato un esperimento molto interessante per ripensare il nostro allestimento. L'anno successivo abbiamo realizzato Robert Mapplethorpe, l'obiettivo sensibile, alla Galleria Corsini, e quella invece era una mostra in cui abbiamo lavorato proprio anche sulla Galleria del Conoscitore e la Galleria Settecentesca come dispositivo di osservazione e di godimento delle opere, per cui le foto di Mapplethorpe erano disposte in modo tale di stimolare i visitatori a fare il gioco del conoscitore, a cercare le somiglianze, i rapporti, gli equilibri tra un'opera e l'altra. Dunque diciamo che sono l'arte contemporanea. Adesso, per esempio, stiamo con il Castello di Rivoli, produciamo una performance di un artista. Io volevo moltissimo lavorare con un artista che facesse performance, e faremo un lavoro a partire da Narciso insieme al pensato e concepito da un'artista tedesca che si chiama Anne Imhoff. L'idea è quella che appunto l'incontro, o comunque l'incontro tra arte contemporanea e contesti del passato, sia un incontro che è un incontro fertile di produzione, di stimolo della creatività sia di chi guarda che di chi produce l'arte, come in questo caso. Investiamo molto tempo, fatica e sudore in quello che appunto chiamiamo il nostro museo digitale. Abbiamo appunto fatto un nuovo sito che viene continuamente aggiornato. Abbiamo una intensissima vita sui social network, che quest'anno devo dire è stata molto molto il nostro impegno è stato molto premiato da un aumento importantissimo dei nostri così amici sui social. Abbiamo appunto dei supporti digitali per la fruizione della Galleria Corsini, in modo da permettere al visitatore di stare in galleria senza didascalie e tutto, ma con un QR code può scaricare tutta tutte le didascalie ragionate delle opere sul suo telefono e poi seguirle e esplorare la galleria anche liberamente, in modo da mantenere lo stesso livello di interpretazione, lo stesso registro e anche la stessa approfondimento di interpretazione tra una galleria e l'altra. Stiamo facendo molti lavori e appunto nella prossima primavera, se Covid vuole, inaugureremo l'allestimento permanente delle collezioni del Cinquecento e dunque completeremo il riallestimento del Piano Nobile. Stiamo anche rivedendo tutti gli ingressi, una serie di altri aspetti, ma soprattutto quello che vedete in primavera sempre è il nostro spazio mostre, che abbiamo completamente riprogettato e che è uno spazio di 700 metri quadri, dove invece siamo in grado di fare anche mostre più grandi. Stiamo lavorando anche a una caffetteria che apriremo nella splendida serra di Palazzo Barberini. Le due opere che vi presento sono la Sacra Famiglia di Orazio Borgiani con Santa Elisabetta, San Giovannino e un angelo, che è un dipinto appunto di Orazio Borgiani della nostra collezione, attorno a cui, dal quale siamo partiti per una mostra dedicata ad Orazio Borgiani, la prima monografia dedicata a quest'artista che ha lavorato a Roma tra il 1606 e il 1616 e che è veramente stato un catalizzatore un po' di anche molto nella lettura questa mostra, di quello che accadeva a Roma tra gli artisti che si affacciavano proprio della primissimissima esposti a Caravaggio. Un aspetto interessante di questo dipinto è che è un quadro che fu scoperto da Roberto Longhi
e Borgianni era uno dei suoi artisti favoriti, Longhi parla di questa natura morta come la più bella natura morta del Seicento, sempre modesto e comunque insomma poco così discreto, e però appunto questo quadro viene acquistato per le Gallerie Nazionali. E come molte altre opere, ma per esempio anche la Giuditta, anche Narciso, sono delle cose che Longhi ha trovato per, questo, per la nostra galleria, appunto la nostra storia racconta anche la storia dello studio della storia dell'arte. L'altro quadro invece che stiamo avendo in questo momento è questo splendido Murillo, che è uno diciamo delle opere più amate della collezione Corsini, che è nella collezione Corsini dal 1760, che poi è anche interessante perché fu regalato a Neri Corsini da un suo segretario e comunque insomma così persona a lui molto molto vicina, e Neri lo teneva nella sua stanza da letto. Ma uno degli aspetti interessanti di questo quadro è che fu uno dei quadri che vennero venduti nel 1799 durante la Repubblica Romana Francese, durante la Rivoluzione Francese, a Roma, insaputa del principe Corsini, così come è la stessa storia condivisa dal Rembrandt, dall'autoritratto di San Paolo che abbiamo presentato in una mostra questa primavera. Solo che il Rembrandt non è più riuscito a tornare in Italia, mentre invece il principe riuscì a riacquistare questo Murillo insieme ad altre opere e a riportarlo in Italia. Questa primavera abbiamo appunto esposto questo straordinario autoritratto, che era uno dei tre Rembrandt che si trovavano in Italia nel Settecento, e che è tornato per la prima volta dopo il 1799 in Italia. E alla Galleria Corsini cerchiamo appunto di fare delle mostre che siano tutte legate in qualche modo anche appunto all'idea del collezionismo in senso più lato e in senso più ampio, all'idea della quadreria in senso più ampio. Io penso che sia il caso che lasci la parola agli altri, così poi forse può rimanere qualche tempo dopo, forse ho un pochino di tempo in più, come vogliamo fare? Se ha qualcosa ancora da farci vedere, può No, rimanere 5 minuti. Sempre. il mio PowerPoint è completo, è finito, però appunto mi fa piacere raccontarvi forse così molto rapidamente quello che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare con le mostre e le mostre che stiamo aprendo online e quello che abbiamo fatto online la primavera scorsa, perché quello che è una cosa abbastanza comune che fanno anche altri musei, cioè i nostri curatori hanno trovato tutta una serie di rubriche giornaliere per in qualche modo attivare la presenza e la nostra presenza con il nostro pubblico, che poi ormai questo non è più un pubblico, è proprio una comunità. È una cosa che abbiamo fatto, che è stato molto divertente, era trovare tutto quello che il modo in cui Palazzo Barberini e la Galleria Corsini sono stati raccontati nella letteratura e nel cinema, in che modo, ma soprattutto nella letteratura, trovando delle cose veramente inaspettate, perché appunto pensando a tante persone che erano in casa, abbiamo pensato che fosse interessante anche pensare alle parole, a più parole piuttosto che soltanto immagini. Abbiamo poi adesso, invece il nostro atteggiamento ora è un pochino diverso perché allestire le mostre a cui stiamo lavorando, per esempio stiamo allestendo una mostra che realizziamo in collaborazione con la Direzione Generale Arte Contemporanea, Architettura e Paesaggio e Fotografia e l'Istituto del Catalogo, che è una committenza a 12 fotografi molto importanti che raccontano l'Italia al tempo del lockdown, e per questa mostra che ospiteremo appunto a Palazzo Barberini.
E per le mostre, che questa oppure L'ora dello spettatore, che è un'altra mostra che appunto a cui che stiamo allestendo in questi giorni, abbiamo scelto di andare, continuare a portare avanti l'allestimento come se le mostre aprissero, e per fortuna tutti i nostri prestatori sono stati d'accordo con noi, per non soltanto essere pronti quando i musei apriranno, ma per invece esplorare e investire ancora di più su appunto visite virtuali, per così dire, o comunque insomma una presenza del museo anche diversa e più diretta, più personale con i nostri, appunto, la nostra comunità. Io avrei finito. La ringraziamo molto per la sua presentazione. Prima di tutto, verremo appena sarà possibile a ritrovare le due gallerie. Sappiamo che ogni 6 mesi dobbiamo venire, almeno ogni 6 mesi. E poi grazie tante per tutte le osservazioni che ha fatto e tutte le iniziative che ha sviluppato nel suo museo. E sicuramente ci sono tante. Cioè, lei ha dato delle risposte a tante domande che ci facciamo pure noi al Museo Nazionale Romano, per esempio come si inserisce la creazione contemporanea in queste collezioni, insomma, storiche, ovviamente il sito web, le visite digitali, insomma, tante cose che sono spunti di riflessione molto importanti. Quindi, vedremo se abbiamo un po' di tempo per la discussione, ma comunque passiamo, ringraziandola ancora, alla seconda presentazione, da parte del direttore dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, quindi il direttore Marco Ciatti, che saluto e a chi chiedo di prendere la parola. L'Opificio delle Pietre Dure, che oggi è un moderno istituto di conservazione e restauro che lavora su tre grandi fronti, quella dell'operatività grazie ai suoi laboratori, la ricerca e la formazione tramite la scuola per restauratori, la scuola di alta formazione. Questi tre elementi non devono vivere separatamente, ogni progetto di restauro deve essere anche un progetto di ricerca per sapere qualcosa di più o sull'opera o sulle tecniche di intervento, sui sistemi diagnostici, e tutto questo poi deve poter nutrire di nuovi argomenti in continuazione anche l'insegnamento, la formazione tramite la scuola. Infatti i nostri giovani restauratori sono per me uno dei motivi di gioia principali, perché sono tutti diventati ottimi professionisti che rivestono ruoli importanti a livello internazionale. L'antica sensibilità per l'arte, dal collezionismo granducale alla grande stagione del Rinascimento, trova in noi dei custodi che cercano di attuare l'articolo 9 della Costituzione, tramandare nelle migliori condizioni alle generazioni future questo straordinario patrimonio. Sono Marco Ciatti, il direttore dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Nel mio istituto potrete vedere il backstage di quello che avviene per la preparazione di tante mostre. Ecco, dietro queste mostre ci siamo noi. Prego, direttore. Salve, allora diamo share, ecco, diamo la via al mio PowerPoint. Salve, intendo prima di tutto ringraziare la Direzione Generale Musei di ospitarci. L'Ufficio delle Pietre Dure in realtà è un istituto di restauro che fa parte della Direzione Generale Educazione e Ricerca, ma abbiamo anche un piccolo museo, come vedremo, ed è una realtà che è poco conosciuta e non addetta ai lavori, proprio perché, come dicevo nel filmato, noi siamo un po' il backstage
della conservazione, siamo noi che offriamo servizi a tutti i musei nazionali. Che cos'è dunque, cosa si nasconde dietro questo strano nome di Opificio delle Pietre Dure? È un istituto centrale ad autonomia speciale del Ministero e la sua mission è di lavorare nel campo della conservazione. Non tutti sanno però che questo nome strano deriva dalla storia del nostro paese e dalla lunga attività a Firenze nel campo dell'arte. Abbiamo due radici storiche molto profonde. La prima è l'antico Opificio delle Pietre Dure, che è il nome che fu dato nell'Ottocento alla manifattura di corte granducale nata da una decisione del Granduca Ferdinando I dei Medici nel lontano 1588, che proseguì la sua attività fino alla fine della autonomia del Granducato e l'unità d'Italia. La seconda radice è il laboratorio di restauro, che anche questo deriva dal collezionismo medicio, perché fin dal 600 vi erano pittori restauratori che seguivano le sorti dei dipinti delle collezioni granducali. Ecco, questi due enti furono uniti solo in un'epoca molto moderna, nel 1975, contestualmente alla riforma che portò a creare in Italia per la prima volta un Ministero dei Beni Culturali. Quindi noi abbiamo un piccolo museo che mostra questi capolavori delle antiche lavorazioni, perché nel corso dei secoli quest'arte quasi unicamente fiorentina e che i Medici usavano come dono a tutti i sovrani d'Europa è diventata, diciamo, il nome per il tutto. In realtà vi erano arazzieri, orafi, ebanisti, ma erano queste lavorazioni quelli che più diventarono celebri a livello internazionale. Con l'Unità d'Italia, qui vedete una foto d'epoca, il direttore allora Marchionni ebbe una geniale idea che fu accolta dal mondo politico, per fortuna, e cioè di non chiudere più questa manifattura di corte, perché non esisteva più una corte da servire, ma trasformarla usando le competenze degli artigiani e degli artisti che vi lavoravano, non più per la produzione di opere d'arte, ma per la loro conservazione, e il nuovo Stato unitario ne aveva un gran bisogno. Tutti voi avrete visitato il Battistero di Firenze, ecco, questi meravigliosi mosaici non sono arrivati così integri e completi sino a noi, ma sono così grazie a un lavoro enorme, un grande cantiere realizzato dall'Opificio tra il 1898 e il 1907, con ampie parti anche di rifacimento. Quest'uomo invece che vedete qui è Ugo Procacci, un personaggio fondamentale per la storia della tutela e del restauro a Firenze, perché da giovane funzionario nel 1932 decise di trasformare i restauratori che operavano per le gallerie fiorentine in un concetto moderno di laboratorio di restauro. Gli anni 30 sono anni di grande modernizzazione in tutto il mondo per il restauro. Procacci fu anche protagonista, divenuto soprintendente, del recupero delle opere fiorentine da parte danneggiate dall'alluvione terribile del 1966, di cui vedete qui qualche immagine. Uno dei frutti di questo disastro fu la creazione di un nuovo grande laboratorio di circa 4.000 metri quadrati presso la Fortezza d'Abbasso di Firenze, e qui vedete un'immagine d'epoca della primavera del 67, come sempre noi italiani siamo bravi a lavorare in emergenza, e fu riallestito con criteri molto moderni per restaurare queste opere danneggiate dall'alluvione. Nel 75 questo signore, vedete in primo piano gli occhiali, che nel frattempo era subentrato a Procacci per la direzione del grande laboratorio, riuscì a convincere il ministro Spadolini, primo ministro dei beni culturali, a staccare il laboratorio dalla soprintendenza, unirlo all'antico opificio e creare un istituto nazionale di conservazione e restauro. Quindi tre sono i nostri campi di azione che possiamo offrire a tutto il sistema museale, quindi operatività con restauri, azioni di conservazione preventiva, consulenze, progettazione, ricerca applicata, indagini, analisi diagnostiche, analisi scientifiche,
formazione tramite la scuola di alta formazione, che oggi equivale a una laurea magistrale, un corso di 5 anni. Ma queste tre, almeno sotto la mia direzione, devono lavorare in maniera congiunta, in modo che ogni progetto di restauro sia un progetto di ricerca e la scuola abbia immediatamente travasato al suo interno tutte le novità. Abbiamo una struttura molto complessa perché all'interno abbiamo anche quel piccolo museo di cui parlavo prima, 11 settori di restauro, dei servizi trasversali dedicati ai beni archeologici, l'arte contemporanea, perché questi richiedono competenze particolari, un settore di conservazione preventiva, l'ufficio promozione culturale e due grandi laboratori, quello scientifico per le analisi e quello fotografico per la documentazione. E ora vi faccio fare un breve tour dietro le quinte, quello che di solito le persone non vedono, cioè le nostre tre sedi a Firenze. La prima, che ha sede in un posto meraviglioso, che è la Sala delle Bandiere di Palazzo Vecchio, dove la torre si allarga, ecco, un'unica enorme sala dove ha sede il nostro settore arazzi. Stiamo lavorando su una serie di arazzi di manifattura di Tournai della fine del 400 del Museo del Bargello, ma si trova lì perché storicamente il lavoro più importante è stato il lavoro ventennale sulla grande serie di arazzi di Storia di Giuseppe, una delle più celebri dell'arazzeria Medicea, con cartoni di Pontormo, Bronzino e Salviati. Nella sede storica di Via degli Alfani, la chiamo storica perché fu scelta da Granduca Pietro Leopoldo nel 1788, si trova, come vedete, il museo e una straordinaria raccolta di centinaia e centinaia di tipi diversi di pietre semipreziose, pietre dure, e ancora i banchi e gli strumenti antichi per la lavorazione di questa tecnica così particolare e complessa. Nel cortile abbiamo ancora, come vedete a sinistra, questi grandi mucchi apparentemente di pietre, ma in realtà sono pietre particolari, diaspri, porfidi, eccetera, già divisi per categorie, ma ancora allo stato grezzo. Poi all'interno abbiamo già quelli tagliati a fette. Sono gli avanzi della provvista che il Granduca aveva fatto per la sua manifattura. Nel cortile affacciano da quelle finestre tutti i laboratori di restauro di questa sede, tra cui quello dei materiali ceramici e plastici, che negli ultimi anni ha avuto grande successo, grandi scoperte. Ad esempio, dopo il restauro, questa Madonnina è stata attribuita niente meno che a Brunelleschi. Oppure nel piccolo paesino di Citerna è stata scoperta, grazie al restauro, questa Madonna di Bambino, ora attribuita a Donatello. Abbiamo il settore, appunto, si occupa del mosaico e del commesso di pietre dure. Qui vediamo un lavoro su un antico mosaico, ma la cosa più curiosa è che alle volte abbiamo ricevuto da molti musei di tutto il mondo, questo viene dal Kunst di Vienna, dal Prado, dal County di Los Angeles, perché i medici regalavano questi piani di tavolo ai sovrani, poi sono finiti in giro per il mondo, ma quando si danneggiano, ecco, siamo gli unici che sappiamo come fare a ripararli, a restaurarli, quindi cose da noi prodotte secoli fa tornano per la necessaria conservazione. Io scherzo sempre dicendo le nostre cose, gli diamo la garanzia di secoli. Vi è anche il settore che si occupa dei materiali lapidei, che negli anni ha messo a punto innovative tecniche di lavorazione, di pulitura. L'istituto svolge anche attività di ricerca e innovazione qui su questa opera di Donatello, il San Marco di Or San Michele, oppure recentemente il laser, come vediamo qui ad azione, su una Madonna di Jacopo della Quercia proveniente dalla chiesa di San Petronio di Bologna. Vi è poi il settore di oreficeria, che lavora moltissimo perché ci sono pochi laboratori di alto livello su queste arti applicate, ma il suo lavoro più famoso è stato il restauro del gigantesco altare d'argento dell'opera del Duomo di Firenze, che proviene dal Battistero, che sono vari quintali d'argento, smontato erano più di 3.000 pezzi, studiati, indagati e restaurati con i più moderni criteri. Ecco, per esempio, chi mai fa una radiografia a un'oreficeria? Invece per noi vale il principio della unità di metodologia,
che sia un capolavoro della pittura, un arazzo o un'orificeria, applichiamo a tutte le stesse metodologie, quindi indagini diagnostiche, studi, progettazione, intervento di restauro. Il settore poi dei bronzi, sempre della sede storica, ha visto la messa a punto qui in collaborazione con istituti del CNR, nuove tecniche di pulitura, un nuovo tipo di laser per lavorare sui bronzi dorati che dette il meglio di sé per la Porta del Paradiso di Ghiberti, ma dopo, oltre questa, il settore ha restaurato pressoché tutti i grandi bronzi fiorentini, dal Verrocchio ai pulpiti di Donatello in San Lorenzo recentemente, tutte le sculture in bronzo di Orsan Michele. Passando invece alla terza sedia, vedete, ci avviciniamo dalle muraglie esterne della Fortezza d'Abbasso, il nostro grande laboratorio che ospita altri settori di restauro. E questo è il più grande laboratorio di restauro del mondo, 4.000 metri perfettamente attrezzato. Settore arredi e sculture lignee che ha messo le mani su dei capolavori incredibili. Ecco, tutti noi abbiamo studiato nei manuali di storia dell'arte il confronto tra i due crocifissi di Donatello e di Brunelleschi. Ecco, entrambi li vedete nelle loro collocazioni, Santa Maria Novella e Santa Croce a Firenze, in buone condizioni grazie al restauro eseguito dall'opificio. E più recentemente invece siamo stati chiamati a intervenire su questo straordinario crocifisso di Benedetto Dammaiano, molto alterato dalle ridipinture ottocentesche, di quale abbiamo riscoperto la cromia, e oggi fa bella mostra di sé nel Duomo di Firenze. Nella fortezza ha sede anche il campo base del settore dipinti murali, che ha realizzato imponenti campagne dappertutto, non solo a Firenze. A Firenze, per esempio, un lavoro gigantesco recente, la grande Cappella Maggiore di Santa Croce con le pitture di Agnolo Gaddi, la serie di lunette e affreschi di Paolo Uccello del Chiostro Verde di Santa Maria Novella. Stiamo collaborando con il Castello Sforzesca a Milano per il recupero nella Sala delle Assi dei frammenti disegnativi di Leonardo, impresa tuttora in corso, e recentemente la resurrezione di Piero della Francesca a San Sepolcro, qui vedete prima e dopo il nostro restauro, che ha recuperato leggibilità e solidità alla materia pittorica. Vi è anche il settore dedicato ai tessili, anche questo è molto importante, pochi restaurano con la stessa metodologia, molto spesso i tessili finiscono a essere oggetto di artigianato o di manutenzione, invece noi li restauriamo come tutte le altre opere d'arte. Due capolavori, questo già ultimato, i ricami con storia del Battista su disegno del pollaiolo, la tecnica più raffinata, il ricamo su oro, l'or noué, come dicono i francesi. E invece stiamo ultimando questo recupero straordinario di un grande palio bizantino del 1261, dono dell'imperatore di Costantinopoli alla città di Genova, che ci ha chiesto di restaurarlo, quasi unico che sia arrivato integro fino a noi con i suoi ricami d'argento. Abbiamo un settore dedicato alla carta, qui vedete un grande cartone di Annibale Carracci, ma forse quello più famoso e più grande come numero d'addetti è il settore di restauro dei dipinti murali. Questa è una foto d'ambiente di qualche anno fa, celeberrimi sono, penso, i nostri interventi in questo campo, dalla Croce di Giotto, come quella di Santa Maria Novella, la Madonna del Cardellino di Raffaello degli Uffizi, e ora è in mostra a Palazzo Pitti invece il ritratto di Leone X di Raffaello che abbiamo recentemente restaurato, ma anche fuori Firenze la pala di San Zeno di Andrea Mantegna, un gigante di 6 metri d'altezza. E ecco, questa è tipica dell'opificio. Prima di decidere come smontarlo, facciamo sul posto una radiografia a lastra unica, tecnica che abbiamo messo a punto negli anni, per capire bene le giunzioni interne e capire come fare a affrontare un colosso di queste dimensioni. La croce, un'altra croce di Giotto di Ognissanti, è veramente una riscoperta riconsegnata al pubblico
e agli studiosi di leggere un'opera del Giotto maturo. Ultimamente ci siamo anche molto rivolti al contemporaneo, abbiamo un accordo con una serie di istituzioni che lavorano nel mondo del contemporaneo, tra cui il Guggenheim di Venezia, che ci ha fatto restaurare questo Pollock, una cooperazione, nel senso abbiamo lavorato insieme a loro, ma presso il nostro laboratorio. E a Venezia è stata fatta poi una grande mostra con il materiale desunto dal restauro. L'ultimo grande capolavoro restaurato è l'Adorazione dei Magi di Leonardo, che vedete prima il restauro, la strepitosa riflettografia che ci è servita molto per studiare l'opera, prodotta grazie alla collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze, e che mostra il disegno preparatorio, che è una cosa strepitosa. E infine l'opera dopo la rimozione di secoli di sporco, di patine, di vernici. L'Istituto, e questo lavora molto in collaborazione con tutti i musei d'Italia, un settore di climatologia e conservazione preventiva. Qui vediamo i nostri tecnici durante l'allestimento di una mostra di opere da noi restaurate al Metropolitan. Abbiamo un laboratorio scientifico, un laboratorio fotografico per la documentazione, una scuola di restauro che oggi è un titolo equiparato alla laurea magistrale, e lavoriamo, ecco, questo è importante, molto per la disseminazione. Noi crediamo sia nostro dovere, sia perché siamo un istituto pubblico e quindi rendere conto come spendiamo i soldi dello Stato, cosa facciamo, ma anche per aiutare il progresso scientifico, mettendo a disposizione i risultati di tutti a tutti gli addetti ai lavori. E credo qui, ecco, un po' una mia personale mania di pubblicare le cose, e siccome sono dal 1984 a lavorare all'opificio, ecco, in tutti questi anni abbiamo creato ben 5 diverse linee editoriali, la rivista annuale che presenta una selezione degli interventi, una, da questa deriviamo delle antologie monografiche sui singoli materiali lapidei, bronzi, orificerie, tessili, mosaico, eccetera. Una collana monografica, problemi di conservazione e restauro, siamo a oltre 50 volumi sui più grandi restauri eseguiti. Una collana di studi, quindi atti di convegni, approfondimenti, di opere che sono passate dall'opificio ma non sono strettamente relazioni di restauro, e infine il museo ha una sua piccola collana Tesori in luce al Museo dell'Opificio, in cui presenta mostre nelle quali valorizziamo, attiriamo l'attenzione su singole parti della nostra collezione. Anche noi crediamo molto nella comunicazione col digitale, questo è il nostro sito dal quale tutti potete vedere via via le novità del nostro Istituto Fiorentino. Grazie. Grazie tante, direttore. E noi possiamo solo esprimere la nostra ammirazione per tutto quello che ha fatto vedere e poi la nostra riconoscenza per i miracoli che fa sempre l'opificio delle Pietre Dure. Devo dire, cioè dovrei dire, a pochi passi da qua, se fossi al planetario, nelle olearie papali, ho rivisto l'altro giorno una tavola d'altare trovata negli scavi di Trinità dei Monti, e mi ricordo di averla vista prima del passaggio all'opificio delle Pietre Dure, e adesso, insomma, è veramente, quando si parla di miracolo, testimoniare, insomma, di questo. Speriamo che a breve la potremmo esporre di nuovo. Importante è quello che ha detto a diversi momenti della sua presentazione, cioè l'importanza di far vedere il backstage anche al pubblico, non solo agli addetti ai lavori, ma al pubblico. Credo che questo sia un impegno nostro di fare vedere tutte queste enormi competenze che ci sono nei musei d'Italia. E ricorderei solo che oggi 2020 è il trentesimo anniversario, diciamo, della
di un film che per me è stato molto importante, La Ville Louvre, la città Louvre, che appunto nel 1990 presentava appunto tutto questo popolo sotto, cioè dietro le sale, ma soprattutto sotto le sale del Louvre, insomma, cioè tutte queste competenze, queste, cioè veramente una città intera che lavora per i musei, e questo insomma è quello che ci ha fatto vedere, insomma, e siamo grati a lei, direttore. E quindi adesso possiamo passare alla terza presentazione, la presentazione del direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, il direttore Domenico De Gaetano. E quindi vediamo prima il video del museo e poi parlerà. Eccoci, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, anzi, e questo è un video realizzato alcuni anni fa dall'allora presidente del Museo del Cinema, che è Ugo Nespolo, che era Ugo Nespolo, un artista che ha voluto dedicare al museo quest'opera piuttosto frenetica, insomma, questa presentazione del Museo del Cinema in maniera molto emozionale e piuttosto frenetica, in effetti, e, dove in pratica ci sono tutte le diverse anime del museo. Adesso vediamo di lanciare anche il breve PowerPoint che in realtà abbiamo preparato. Si vede? Okay. Si vede. Ok, perfetto. Allora, il Museo del Cinema è una fondazione piuttosto complessa e articolata. Adesso al centro naturalmente c'è la Fondazione Maria Adriana Prolo, che la Maria Adriana Prolo è stata la donna che in qualche modo, avendo raccolto le collezioni che poi sono entrate a far parte del Museo del Cinema, ha fornito i primi elementi, anche le prime idee per costruire il museo. Naturalmente c'è il Museo del Cinema alla Mole Antonelliana, che espone soltanto una parte del vasto mondo delle collezioni di cui parlerò poi tra poco. Il Museo del Cinema ha anche una sala, una multisala cinematografica con tre sale, dove proiettiamo film. Una è dedicata essenzialmente a un'attività, diciamo così, di film d'archivio e di cineteca, con collaborazioni con le varie università e le varie associazioni. Ospitiamo tutti i festival che ci sono
in città e non solo, e dal Silu Sound al Local Festival, e organizziamo direttamente tre festival. Il primo è Lovers, dedicato alle tematiche LGBT, che si svolge di solito ad aprile. Dico di solito perché ovviamente quest'anno abbiamo dovuto trasferire tutti e tre i festival e posticiparli nell'autunno. Il secondo festival è invece Cinema Ambiente, diretto da Gaetano Capizzi, mentre il primo invece da Vladimir Luxuria, che invece si occupa, secondo, delle tematiche ambientali. E poi abbiamo il terzo festival, che in qualche modo è quello che è il più importante, che è dedicato alle opere prime e seconde dei giovani autori, alla scoperta dei giovani talenti di tutto il mondo, che invece è il Torino Film Festival, diretto da Stefano Franciavicelle. Anzi, abbiamo fatto la conferenza stampa da poco, da qualche giorno, e il festival sarà dal 20 al 28 novembre e sarà naturalmente soltanto in streaming per ovvi motivi. Poi abbiamo il Torino Film Lab, invece con una sorta di centro di formazione e produzione audiovisiva, dove dei giovani talenti di tutto il mondo vengono messi in contatto con quelli che sono, oltre naturalmente a seguirli nella loro formazione, vengono messi a confronto invece con quelli che sono i potenziali finanziatori dei progetti, ed è effettivamente un progetto molto importante. Adesso qua ci sono alcune informazioni sui festival. C'è un ambiente arrivato alla 23esima edizione, è un festival molto importante che offriamo, che è ingresso gratuito, per far sì che effettivamente di attirare molto i giovani, per sensibilizzare, e in effetti è stato uno dei primi festival al mondo, tutte le persone a questo tipo di tematiche, appunto, sull'ambiente. Il secondo invece, Lovers, è un festival piuttosto vecchio, è stato il primo festival, è giunto quest'anno a 35esima edizione, con di solito ospita, oltre a registi, anche dei artisti, cantanti. Per esempio quest'anno c'è stata anche un'installazione di Achille Lauro all'interno della Monotonelliana. Cioè l'idea è quella comunque di riuscire a far avvicinare a questo tipo di tematiche un pubblico più ampio possibile. E il terzo invece è il Torino Film Festival, che effettivamente ha avuto dei direttori illustri come Nanni Moretti, Gianni Amelio, poi era stato anche Alberto Barbera, Paolo Virzì. Insomma, è stato sempre un festival che si è caratterizzato per questa grande attenzione verso la ricerca, naturalmente, dei giovani talenti, scoprendo dei registi incredibili, insomma, da anche, per esempio, Jane Campion, insomma, un nome che mi viene in mente. E poi abbiamo il Torino Film Lab, che, come ho detto prima, è questo laboratorio invece che è con un budget piuttosto alto, è un progetto legato alla comunità europea, che ha questo incredibile ruolo di riuscire a mettere insieme tutta una serie di produttori e registi che arrivano davvero da tutto il mondo, svolgendo dei meeting che vengono realizzati anche in queste diverse parti del mondo, dai paesi arabi insomma, in ogni parte d'Europa. E questo, naturalmente, abbiamo dovuto svolgere tutto questo online, tutti questi incontri. Poi arriviamo finalmente al Museo del Cinema, tolta tutta la parte dedicata naturalmente ai festival. Il Museo del Cinema è tra i più visitati in Italia ed è ospitato all'interno della Monotonelliana, che è l'edificio simbolo della città di Torino. Questo connubio tra cinema e mole, anche se il Museo del Cinema è ospitato alla Monotonelliana soltanto da 20 anni, e quest'anno effettivamente abbiamo festeggiato i nostri 20 anni lo scorso luglio, così come lo scorso luglio è stato anche il compleanno della nascita della Film Commission Torino Piemonte, un compleanno che abbiamo festeggiato in forma naturalmente minore insieme. È un connubio molto stretto che arriva da lontano, nel senso che quando Alessandro Antonelli, che è questo architetto visionario, si diceva nell'Ottocento, oggi diremmo una sorta di archistar, può essere considerato una sorta di archistar ante litteram, ha iniziato a costruire la Monotonelliana nel 1863, l'ha completata è stata completata, lui ahimè era già morto da qualche anno, nel 1889, cioè qualche anno prima della nascita del cinema, nel 1895, nel momento in cui
Torino effettivamente era la capitale, stava per diventare la capitale del cinema, la capitale dell'auto, e aveva come simbolo questo edificio incredibile, visionario, fantastico, alto 167,5 metri, che era l'edificio in muratura più alto d'Europa a quei tempi. Quindi è stato completato più o meno negli stessi anni in cui è nato il cinema, e il Museo del Cinema si lega strettamente sia come location che naturalmente anche come, come contenitore, ma anche come contenuto, naturalmente alla sua fondatrice Maria Adriana Prolo, nata a Romagnano Sesia nel 1908, che sin dagli anni 40, dall'inizio degli anni 40, ha iniziato in maniera davvero come una delle poche pioniere, diciamo così, come una donna davvero che quando nessuno lo faceva, ha iniziato a collezionare oggetti legati al cinema, facendo riferimento a che cosa? Al fatto che Torino era stata fino agli anni 20 la capitale del cinema muto italiano. Qui è stato realizzato per esempio il primo colosso della storia del cinema mondiale, Cabiria di Giovanni Pastrone nel 1914. E quindi ha iniziato a raccogliere una serie di manifesti, film in pellicola, oggetti, apparecchiature, fotografie, sceneggiature, tutte legate naturalmente al periodo d'oro del cinema a Torino. Naturalmente quando Torino è la capitale del cinema fino più o meno agli anni 20, poi dopo lo è diventata quando è nata Cinecittà, naturalmente il cinema si è trasferito poi a Roma. E partendo da quello, quindi dall'incontro con Pastrone e anche con altre personalità del mondo cinematografico dell'epoca, Mario Gromo, Arrigo Frusta, insomma tutta una serie di persone che in qualche modo hanno arricchito e hanno sempre di più ingrandito queste collezioni incredibili che Maria Adriana Prolo continuava naturalmente a raccogliere. A raccogliere fino a quando nel 1958 è riuscita alla fine ad aprire la prima sede del Museo del Cinema a Palazzo Chiablese. Ha aperto questa sede perché l'idea di Maria Adriana Prolo era quella naturalmente di non soltanto raccogliere materiale, ma anche quello di mostrarlo, cioè valorizzarlo. E quindi il museo è rimasto aperto dal 1958 al 1985, quando poi è stato chiuso, e poi dal 2000 in poi è stato riaperto. C'è stata questa decisione da parte della città di Torino di dare la Mano Antonelliana al Museo del Cinema, e con questo, dopo un restauro architettonico fatto dall'architetto Gritella, è stato poi aperto con questo allestimento realizzato da François Confino, che è in pratica quello che avete visto all'interno del video. Questo sono i dati sui visitatori che direi di tralasciare. Passiamo al patrimonio del museo, con tutte le collezioni, come potete vedere, tra apparecchi e collezioni di Precina, anche 20.000 opere, manifesti che sono oltre 500.000 opere, anche qui i manifesti, locandine, poi c'è la fototeca con oltre 1 milione di pezzi, la cineteca con oltre 30.000 film, la bibliomediateca e l'archivio cartaceo. 1.900 sono le opere esposte all'interno della Mano Antonelliana, e vanno praticamente dalle nostre opere, dalle opere della nostra collezione, Maria Adriana Prolo, quindi non so, dalle lanterne magiche ai primi oggetti di Precinema, fino praticamente, non so, allo squalo di Spielberg, oppure al casco nero di Darth Vader. Qui ci sono soltanto alcune dei manifesti, degli oggetti, delle foto, delle fotografie di Fellini, insomma anche dei molti manifesti, di molti oggetti che sono conservati ed esposti all'interno della Mano Antonelliana. Parlando di alcune opere del nostro patrimonio, ne abbiamo individuate tre, e sono di destra quella di scegliere questo manifesto, nel senso che questo per dimostrare il fatto che effettivamente il cinema
è un'arte molto complessa, dove ci sono i contributi da parte di moltissimi artisti, grafici, designer, anche nella realizzazione dei manifesti che diventano vere e proprie opere d'arte. Questo è un formato molto particolare perché invece di essere orizzontale o verticale è un formato assolutamente quadrato, è uno dei primi film di John Ford, prima ancora di aver realizzato il suo cult movie che naturalmente è Ombre Rosse, naturalmente c'è il titolo in italiano, ed è abbastanza singolare per questo formato appunto quadrato. Tutto un piano della Mole Antoniana è dedicato proprio all'esposizione dei manifesti che sono realizzati naturalmente, come ho detto, anche da artisti piuttosto importanti. La seconda invece è questa Lanterna Magica che Nazionale Cina, proprio una collezione unica al mondo per quanto riguarda questo tipo di oggetti del precinema, insieme alla Cinémathèque Française a una delle collezioni più ampie. C'è tutto un piano che in realtà racconta tutti gli esperimenti che sono stati fatti nel 600, nel 700, nel 800, prima della nascita del cinema, per iniziare da un lato a proiettare le immagini, questa è in assoluto uno degli oggetti più incredibile, e d'altra parte le prime forme di spettacolo per cercare di iniziare a realizzare delle proiezioni con delle immagini in movimento. In questo caso c'è la doppia proiezione per poter realizzare le dissolvenze, che sono quelle che poi entreranno naturalmente d'uso nel momento in cui si realizzeranno i film con le classiche dissolvenze cinematografiche. E, questo è un classico esempio di lanterna magica della metà del XIX secolo. In questo caso c'è anche la cassetta dove in pratica viene riposta la lanterna magica. E questi sono alcuni dei vetrini che vengono usati. Ne abbiamo nella nostra collezione circa 8.000 vetrini che riguardano naturalmente scene assolutamente diverse dall'horror oppure scene erotiche per quanto riguarda appunto le nostre collezioni. Sono tutte, la maggior parte sono naturalmente esposte all'interno del museo, anche se sono naturalmente molto fragili, quindi bisogna fare una manutenzione incredibile. L'altro elemento invece è questo, l'abbiamo scelto perché è piuttosto particolare, è un disegno realizzato dallo scenografo per il film Il Gattopardo di Luchino Visconti. È interessante perché Mario Garbuglia in questo caso deve praticamente ricreare una villa che di fatto non poteva più esistere, che era Villa Lampedusa, e quindi in pratica deve ricreare alcune parti nuove rispetto a una villa che esisteva a Palermo negli anni 60, quando è stato girato il film Il Gattopardo, dove c'è questa bellissima scena del ballo con Claudia Cardinale e Bart Lancaster che parlano sulle musiche. E poi il tempo scorre, quindi vi faccio soltanto vedere questo breve video che abbiamo realizzato quest'anno a giugno, cioè subito dopo quando siamo riusciti a riaprire i musei, che testimonia invece una sorta di nuovo corso del Museo del Cinema che abbiamo iniziato a realizzare quest'anno. Se potete far partire il video. Thank you.
Ecco, l'idea, queste sono delle proiezioni di videomapping che abbiamo fatto sulla cupola della Mola Antonelliana dal 24 giugno più o meno al 20 luglio. L'idea è stata quella che, visto che insomma che le persone avevano, insomma, si erano appena riaperti i musei, c'era un certo timore da parte dei visitatori a entrare all'interno della Mola, quindi all'interno dei musei, e quindi l'idea è stata quella di presentare in realtà le collezioni del Museo del Cinema al di fuori del museo e quindi proiettandole sulla cupola della Mola Antonelliana. Il cinema naturalmente è un'arte strettamente legata all'evoluzione tecnologica, quindi alle tecnologie, quindi perché non usarle, anche queste forme che possono essere definite di post-cinema, sostanzialmente per presentare una serie di materiali delle nostre collezioni. Quindi lì ci sono praticamente delle sequenze di film, dei manifesti, delle fotografie, tutta una serie di disegni, anche del pre-cinema, che sono state usate naturalmente, che si trovano sia in mostra al museo, sia nei nostri depositi, nelle nostre collezioni. Naturalmente infarciti con tutta una serie di icone del cinema, dove si vede anche Spider-Man, King Kong, naturalmente quello che le persone riconoscono. E questa è una delle iniziative che abbiamo fatto, diciamo così, per cercare di ampliare quello che è l'interesse verso il Museo del Cinema. Durante questo periodo, ma anche durante il periodo passato, abbiamo fatto moltissime attività social, per esempio facendo un contest Chuck per quanto riguarda i migliori film della nostra vita, dove invitavamo gli utenti di Facebook e dei social a scegliere insieme alla rivista Chuck il film più importante della loro vita, e poi abbiamo fatto tantissime attività educational e presentazioni di film sui nostri canali video. Queste iniziative ci sono servite anche perché, per esempio, adesso il Torino Film Festival verrà realizzato soltanto in streaming attraverso un accordo con My Movies, e quindi, non potendo andare in sala, l'idea è stata quella di presentare film soltanto su My Movies, e invece di fare gli incontri, che naturalmente un festival è importante perché la gente si riunisce, invece di non potendoci essere naturalmente un festival in presenza, abbiamo scelto di far diventare la Mola, che è chiusa, una sorta di set, un grande studio televisivo, dove attraverso Zoom collegare i vari autori che sono da ogni parte del mondo, con i vari presentatori e conduttori che sono anche loro da un'altra parte, in modo tale che ci siano sempre delle interviste, incontri, presentazioni, in modo tale da far sì che la gente, insomma, sia sempre in contatto con il cinema. Troviamo che sia molto importante questo aspetto contiamo di dirigersi nel futuro su due aspetti. Uno naturalmente è questo, delle nuove tecnologie applicate al cinema, che sono da un lato anche il VR e d'altra parte il gaming legato al cinema. È importante perché quello che abbiamo notato, per esempio anche soltanto con le proiezioni di videomapping, quando ho portato mia figlia a vedere la proiezione dall'alto della collina qua a Torino, gli ho detto: guarda, insomma, abbiamo visto lo spettacolo, e lei praticamente, che ha 16 anni, ha riconosciuto pochissimi di quelle grandi star che in realtà hanno animato il cinema del passato. E quindi effettivamente, mentre buona parte della storia dell'arte o anche del Museo Egizio, le opere esposte al Museo Egizio, in qualche modo si studiano a scuola sui libri di storia, in effetti i vecchi film della storia del cinema non vengono studiati. Quindi il volto di Sofia Loren, o parte delle dive del cinema muto, naturalmente non ne parliamo, sono praticamente sconosciute ai più. E quindi, insomma, stiamo vedendo dei modi per far sì che effettivamente le persone in qualche modo riconoscano, per esempio, il Moloch di Cabiria, o comunque facciano proprio tutta una serie di elementi attraverso l'uso delle nuove tecnologie, che sarà, credo, la prossima sfida del Museo del Cinema, in attesa in realtà della prossima mostra, che sarà in realtà su Dario Argento, per fare un omaggio a un regista italiano, in modo tale da spingere da una parte il cinema italiano, perché comunque è una cosa che dobbiamo fare e ci teniamo molto, ma dall'altra parte spingerci verso le nuove tecnologie. C'è un ultimo video da vedere che racconta un po' il Torino città del cinema, e quindi racconta un po' il museo della Film Commission. Thank you.
Grazie molte per questa presentazione molto interessante e anche allegra, insomma, con tante vivacità nei video che ha fatto vedere. Cioè non so se sono contento o non contento che, insomma, adesso sia altrettanto difficile far riconoscere una foto di Burt Lancaster che un ritratto di Caracalla, ma insomma abbiamo molto da fare sia al Museo del Cinema che al Museo Nazionale Romano per questo. E comunque, cioè, la cosa che mi sembra importante è che abbiamo visto tre realtà completamente diverse, ma voi vi fate un po' le stesse domande e rispondete con in modi diversi, ma complementari a queste domande, come affrontare questa crisi della Covid in questi musei, come conservare un patrimonio incredibile e come farlo vivere, come far vivere il museo cambiando sempre le opere nelle sale, come ha fatto vedere la direttrice delle gallerie Corsini Barberini, come siamo presenti sui social, come organizziamo i siti web. Quindi tutte cose, insomma, che alla fine dell'Italia, ma di tutto il mondo adesso, devono affrontare i temi che dobbiamo tutti affrontare. E io sono veramente meravigliato da tutto quello che è stato fatto in Italia, appunto, durante il lockdown a Torino. Ha citato ovviamente il Museo Egizio anche, che ha fatto delle, per noi archeologi, insomma, ci sono state delle iniziative molto importanti anche ancora una volta per gli studenti. E appunto, mi sa che torno un attimo su quello che si diceva all'inizio, della necessità adesso di avere di avere una rete di queste iniziative, perché no, anche per fare delle presentazioni incrociate di collezioni che oggi sono divise tra musei in Italia, ma anche con altri musei. Io sono adesso a Palazzo Altemps, la collezione Ludovisi è in parte qua, ma in parte alla Nick Carlsberg di Copenaghen, al Prado di Madrid, insomma. Quindi abbiamo adesso la possibilità, con una rete di musei, di ricostituire per il pubblico, per i diversi tipi di pubblico, queste collezioni eccezionali. Insomma, la storia ha diviso, oppure insomma ha ricomposto in altri modi. Quindi tutta questa complessità delle collezioni di cui abbiamo sentito parlare oggi, insomma, è quella che dobbiamo far vedere al pubblico sui nuovi strumenti, e poi anche, insomma, è quella che ci spinge a lavorare insieme su queste nuove iniziative. Adesso che è passato, insomma, il tempo della sperimentazione di questi, forse possiamo avere una politica globale tra di noi, insomma, tra i direttori dei musei, le squadre che abbiamo visto al lavoro, per offrire non solo dei prodotti dei singoli istituti, ma anche dei prodotti nazionali o internazionali per i diversi tipi di pubblico che abbiamo. E forse abbiamo, quindi, forse siamo in tempo per... Purtroppo non possiamo dialogare col pubblico, ma ho visto, credo che ci sono tanti commenti, insomma, sulla diretta, ma almeno se ci sono domande o osservazioni con i colleghi direttori, ovviamente possiamo adesso avere una piccola discussione, se volete. Ancora una volta rimpiangendo il fatto che non ci sia il direttore generale Osanna, ma insomma
sicuramente vedrà la trasmissione e poi nel prossimo incontro potrà commentarla. Sicuramente è importante quello che ha detto lei, nel senso far rete o comunque riuscire a collaborare. Sentivo prima della collaborazione appunto, per esempio, con il Castello di Rivoli, no? che effettivamente è una collaborazione molto importante, nel senso Castello di Rivoli qua a Torino naturalmente è una delle realtà più importanti, perché di solito le collaborazioni sono sempre all'interno dello stesso gruppo o settore di musei, no? Museo del Cinema, all'interno della FIAF, quindi all'interno di tutta la federazione la Federazione des Archives du Film, e quindi tutti gli archivi di film, oppure qua abbiamo la rete naturalmente per quanto riguarda tutte le cineteche italiane, conosciamo tutti i musei del cinema del mondo, però effettivamente sarebbe interessante fare questo tipo di scambi anche tra i diversi tipi di musei, e quindi iniziare a far dialogare appunto il Museo del Cinema, magari appunto con, si parlavamo magari il Museo dell'Automobile, per esempio, per vedere effettivamente le varie affinità, comunque cosa si può fare insieme, oppure che cosa può essere il rapporto, ci può essere tra il Museo del Cinema, per esempio, e un museo che si occupa di arte antica, piuttosto che di altre forme, insomma, di, come dire, di storia della enorme patrimonio che è la storia dell'arte, quindi sarebbe interessante effettivamente fare questo tipo di connessione. Noi siamo ovviamente molto aperti, essendo un museo, tra virgolette, giovane, da quel così che tende a guardare sempre verso il futuro, però insomma ci interessa molto naturalmente la storia e il passato. Grazie, non so se appunto Marco Ciatti se vuole... Condivido anch'io questo appello alle sinergie positive tra tutti i nostri istituti. Noi ne facciamo già molte con i musei e con gli istituti di ricerca, anche del CNR, dell'università, per la parte scientifica soprattutto. Ma ricordo che tutti questi beni, compresi i film, i materiali, hanno bisogno di conservazione, e che uno dei nostri percorsi formativi è dedicato anche a questi materiali, che sono messi insieme ai materiali cartacei, pellicole, eccetera, eccetera, tutto il settore. Noi infatti avevamo già un accordo già da molti anni di collaborazione con la Fondazione Alinari qui a Firenze per la parte del restauro delle fotografie, ma penso che sia un settore anche ai fini didattici formativi da ampliare sempre di più, perché di restauratori, che io sappia, di pellicole e di video in Italia ce ne sono veramente molto pochi, sia pure apprezzatissimi, e quindi per esempio potrebbe essere un buon nuovo filone da incrementare per i nostri giovani. Grazie. Non so se vuole... Sì, assolutamente d'accordo, nel senso che questa è una splendida idea. Noi, tra l'altro, noi siamo proprio attraverso anche una, grazie ai finanziamenti del MIBAT, comunque stiamo realizzando un laboratorio per la digitalizzazione delle pellicole, perché ormai naturalmente, come sapete, i film non girano più in pizze o in pellicole in 35 mm, ma bisogna comunque avere non soltanto i DCP, ma ormai devono essere naturalmente i film restaurati, rivisti, eccetera, digitalizzati, e comunque avere comunque per il momento come formato di riferimento si usa il 4K, e quindi ci stiamo, diciamo così, adeguando anche dal punto di vista tecnologico, per cui tutta una serie di collaborazioni anche da quel punto di vista si possono assolutamente fare. Sì, confermo anche perché, cioè, nei musei anche, esempio ovviamente del Museo Nazionale Romano, ci sono degli archivi fotografici enormi che cioè ci sono dei problemi di conservazione che sono sia difficili sia diversi, perché va dalla lastra di vetro della fine dell'Ottocento fino alle ultime foto digitali degli ultimi scavi, insomma, e quindi sicuramente
Cioè, voi avete più competenze per affrontare queste questioni importanti, cioè vitali per noi, per la conservazione di un patrimonio storico-archeologico, e quindi sicuramente ci rivolgeremo a voi nel prossimo futuro. Non so se la collega vuole intervenire. No, io semplicemente una cosa appunto, così anche da questo punto di vista, quello che forse possiamo considerare forse l'unica esperienza positiva di questi mesi che stiamo passando e di quello che stiamo vivendo in questo momento, che da questo punto di vista forse è un momento in cui paradossalmente le collaborazioni sono più semplici, cioè perché in un momento in cui in fondo per noi che siamo dei musei aperti al pubblico e che chiaramente la situazione dell'istituto dell'opificio è molto diversa, però per noi che siamo musei aperti al pubblico e che abbiamo diciamo una macchina e la macchina dell'essere aperti al pubblico ci divora moltissimo del nostro tempo e delle nostre energie, io invece ho notato che in questi mesi anche semplicemente ragionare su che cosa condividere delle nostre collezioni, ma io ho raccontato solo alcune cose, ma per esempio appunto noi adesso abbiamo fatto dei progetti con l'Enea di indagini sulla Fornarina, per dire, piuttosto che tante altre cose a tantissimi livelli, e come siamo riusciti a condividere tutto questo in questo momento e come siamo riusciti anche a capire quali sono appunto chi c'è attorno a noi, che non è soltanto il pubblico, ma che sono gruppi ormai molto ampi di persone che sono più di visitatori, cioè sono proprio quello che insomma vengono chiamati gli stakeholders, che sono, no, appunto delle comunità in qualche modo, no? Che sono anche che rispondono, che e la collaborazione con Rivoli è nata proprio in questo contesto, cioè in un contesto in cui si faceva, dobbiamo veramente ripensare al nostro modo di presentarci al pubblico, la possibilità di invece lavorare con un artista che avrebbe fatto una performance che avrebbe diversissima rispetto alle cose che faceva di solito, eccetera, eccetera, ci è sembrata a me, a Carlo in Christoph, un'ipotesi interessante per andare un pochino più a fondo in cose che normalmente sono difficili, e questo vale per qualsiasi aspetto, ma soprattutto secondo me per un rapporto con chi ci frequenta diverso rispetto a quello del visitatore che viene un'ora a vedere la sua visita e uno gli racconta la didascalia ragionata al massimo dell'opera, ecco. Grazie, credo che siamo d'accordo, concordiamo esattamente su quello che ha detto e anche sulla diversità i tipi diversificati di pubblico, i nuovi tipi di pubblico che compaiono, insomma, che si sviluppano con questi nuovi mezzi di comunicazione che abbiamo. E quindi sicuramente tutte queste cose saranno da sviluppare nei prossimi incontri che avremo in questa modalità online, quindi vedremo poi per i prossimi incontri della Direzione Generale Museo in collaborazione con il Museo Nazionale Romano, se facciamo solo online o se facciamo in modalità mista, ma comunque penso che l'idea di continuare online, almeno parzialmente online, questi incontri sia una cosa che sia ovvia dopo tutto quello che abbiamo detto stasera e dopo tutto quello che ci avete fatto vedere. E quindi ricordo pure che questo incontro di stasera può essere lo potete ritrovare per quanto mi riguarda, sul sito web del Museo Nazionale Romano, ma penso che sui vostri siti potete fare tranquillamente un link per cominciare questa rete appunto di cui abbiamo parlato. E insomma i prossimi incontri, forse lo posso dire anche se il direttore generale Osanna non c'è, ma saranno anche più internazionali di quelli che sono stati finora,
Ma l'abbiamo visto oggi ancora, cioè appunto il direttore del Museo del Cinema, cioè, insomma tutti abbiamo parlato anche di altre realtà che sono le stesse, cioè io vengo dalla Francia, le stesse cose, ma in Svizzera per esempio ho visto tante iniziative che sono complementari con quelle che abbiamo visto stasera e quindi sicuramente tutte queste esperienze devono essere presentate nel quadro di questi incontri del sistema museale italiano. A questo punto penso che ci possiamo salutare il pubblico che purtroppo non vediamo e non sappiamo neanche qual è, chi è, appunto, cioè esattamente questo che abbiamo detto che non dobbiamo fare, non conoscere il pubblico a chi parliamo, ma insomma speriamo che appunto nei prossimi incontri potremo migliorare su questo punto. E io sono stato molto contento di conoscervi. Grazie. Spero che avremo modo di conoscerci veramente, insomma, non su uno schermo. E vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci.